Benvenuti alla 26ª puntata di Pillole da Montecitorio, la settimana che va dal 7 al 12 di ottobre, settimana che è iniziata martedì con il mattina, col consueto svolgimento di interpellanze e interrogazioni, seguito poi dalla discussione del disegno di legge di conversione del decreto legge, quello sul femminicidio per intenderci. Discussione che è proseguita anche nella mattinata di mercoledì, poi vi è stato il consueto appuntamento con il Question Time. Mercoledì è stato approvato il decreto legge sul femminicidio, che poi è stato approvato anche dal Senato nella giornata di venerdì, quindi ormai è legge, e nel pomeriggio di mercoledì, dopo il Question Time, abbiamo esaminato e approvato l'esame della nota di aggiornamento del documento di economia e finanza per il 2013. Giovedì 10 ottobre è ripresa la discussione sul provvedimento, che le proposte di legge che riguardano l'abolizione del finanziamento pubblico. Sapete che c'è stato un duro scontro tra il Movimento 5 Stelle e il resto della Camera per alcune affermazioni, in particolare del deputato Fraccaro, che ha dichiarato praticamente ladri tutti i parlamentari. Tensioni, poi si è ripreso nel pomeriggio, si è proseguito e alle 18 si è interrotto, inviando alla prossima settimana la conclusione del provvedimento, perché alle 18 è iniziato la discussione generale sul decreto legge che reca disposizioni urgenti in materia di IMU, decreto legge che proseguirà anche nella settimana prossima. Venerdì, come di consueto, lo svolgimento di interpellanze urgenti. Questo è il quadro della settimana politico-parlamentare. Ovviamente la settimana prossima vi darò informazione su quello che accade, soprattutto se effettivamente si riuscirà ad arrivare al voto sul provvedimento che riguarda il finanziamento pubblico. Sapete che ho annunciato all'inizio della settimana scorsa l'inizio dello sciopero della fame, perché chiedo al Senato, rispettando l'urgenza che ha votato ad agosto, di chiudere un provvedimento di riforma di questa legge elettorale, cosa che invece pare ancora per aria. Doveva la settimana scorsa, cioè doveva questa settimana, giovedì nella fattispecie, essere fornito un pillolario, cioè un elenco di punti condivisi dopo il dibattito che c'è stato, una discussione generale in commissione. In realtà questo appuntamento è slittato alla settimana prossima e a me il film è molto molto simile a quello che abbiamo visto nella scorsa legislatura. Non lo sarà, mi auguro, e sono determinato in questo, il mio sciopero della fame, che invece punta questa volta ad ottenere che tutti rispettino gli impegni che hanno assunto. Ma avremo modo di parlarne anche non solo in questa rubrica. Per ora un grazie a tutti e un grazie a tutti coloro che in queste ore mi stanno manifestando una grandissima solidarietà e soprattutto una grandissima forza ad andare avanti. Io sicuramente riesco ad andare meglio avanti se sento che siamo in tanti a farlo, e guardando quello che accade in queste ore su tutte le possibili occasioni che ci sono per parlare con me, mi rendo conto che siamo veramente un passo avanti. Il 31 ottobre, ricordatevelo, non Porcellum Day. Per ora è tutto, vi ringrazio e vi auguro un buon fine settimana.